Ciao ragazzi, oggi recensiamo questo bellissimo treppiedi che ci ha inviato l'ABC Master. Come potete vedere è comprensivo di sacchetto per portarlo a spalla, quindi molto comodo. E qui in mano abbiamo il nostro treppiede. Treppiede no, non è leggerissimo, quindi comunque si sente già dal peso la qualità del treppiede. È fatto in fibra di carbonio, potete vedere nel dettaglio anche le fotografie. E andiamo, ed è dotato anche di questo sacchetto per proteggere la parte superiore, è dotato di livella. Andiamo a girare i piedi praticamente alla parte opposta per poterlo aprire. È dotato di scatti, quindi per poterlo posizionare. E qui abbiamo il nostro treppiede e la parte superiore anche molto molto professionale. Dopodiché, il palo superiore, svitando questa rondella, si estende un pochino, si estende un altro poco, raggiunge un'altezza quasi di 2 metri, allungando anche gli altri treppiedi. Faccio vedere. Per farvi capire quanto si estende. Insomma, si stende su 4 livelli. Sì. Quindi abbastanza alto. Sì, molto, molto buono. Allora, questo è il nostro treppiede. Come potete notare, adesso qui abbiamo questo gancetto a molla, serve magari per appenderci Un peso. un peso per mantenerlo più stabile, magari in giornate ventose. Comunque già pesante di suo, è bello robusto di suo. E un'altra cosa fondamentale di questo treppiede, vi faccio vedere la parte superiore. Aspettate che abbassiamo un pochettino. Allora, l'abbiamo riportato alla misura minima, vi faccio vedere queste rondelle a cosa servono. Questa rondella grande serve appunto per la base, per ruotare la base, come noi preferiamo. Quindi una leggera pressione la blocchiamo. Quest'altra ci fa muovere questa base in maniera orizzontale. Come vedete qua abbiamo pure la livella, per avere il piano il più preciso possibile. E poi c'è quest'ultima rondella appunto per la rotazione a 360. Cosa fondamentale e curiosa di questo palo, di questo treppiedi, chiedo scusa, è che potremmo comunque anche effettuare riprese dal basso. Basta svitare questa rondella. Facciamo scendere il palo centrale con la pressione, ruotiamo i piedi dalla parte opposta, tutte e tre, e avremo le nostre riprese dal basso. Qua abbiamo anche un incastro, ecco qui. Quindi possiamo posizionare la nostra reflex, la telecamera, come più ci piace. Un'altra caratteristica importante è che il treppiede può diventare un solo piede, Monopiede. un monopiede. E vi faccio vedere subito come. Come avete notato, dei treppiedi uno è dotato di spugna. Questo piede dotato di spugna si svita, quindi non lo andiamo a svitare. Ecco qui, e andiamo a svitare anche il palo centrale, però prima di tutto dobbiamo svitare dove c'era appunto la molla. Ecco qua, così da poterlo sfilare dall'alto. In dotazione
Abbiamo una vite che è nel sacchetto, adesso la vado a prendere. C'è quest'altra, diciamo, rondella con questo perno da avvitarlo qua, così da poter congiungere i due pali. Andiamo a avvitare anche l'altro. Qua. E avremo così il nostro monopiede, molto pratico per chi appunto fa delle riprese. E questo è il nostro monopiede. Ragazzi, è un treppiede professionale, molto professionale, esteticamente molto accattivante. Ci troviamo benissimo, anche perché noi siamo amanti delle fotografie, lo useremo parecchio. Ci vediamo alla prossima recensione. Ciao! Ciao ragazzi!